Salve popolo di YouTube da Salvatore Re. In questa nuova diretta che io chiamo diretta genuina, dopo il 9,90 vito a Napoli c'era un'altra condizione che non ho preso in considerazione perché della triade ci sono previsioni che escono subito in un paio di colpi, come è successo con 9,90. Ci sono previsioni che arrivano tra l'ottavo e il nono colpo e diventano forti. Faccio vedere. Qui siamo nel 27 agosto. Questa condizione non ne ho mai parlato perché aspettavo, attendevo. Vedete bene su Firenze Roma. Abbiamo 9 in prima posizione su Firenze, 39 su Roma, quindi distanza 30, 69 distanza 30 su Roma. Quindi, un attimo solo, la condizione è quella giusta. Due numeri con distanza 30, come lo era Bari-Napoli. Si vede chiaramente, no? 9 primo di Firenze, 39 in posizione sotto, quindi distanza 30. Terzo numero, 69. Quindi abbiamo che cosa? Quello che serve a noi. Il triangolo perfetto, lo vedi? Adesso, perché vi ripeto, la triade porta Lambo, ma col top super porta il terno, così come c'è stato su, chiaramente sulla ruta di Napoli. Quello era terno in cinquina, ma lasciamo stare perché poi se vogliamo Lambo con 3-4 euro prendi 1000 euro, terno in cinquina devi puntare comunque qualcosa in più. Allora, ricapitoliamo: 9, 39, 69, triangolo perfetto. Il numero più grande, ormai lo sapete a memoria, 69 meno 39 fa 3, 69 meno 9 60. Questi due numeri si sommano, 30 più 60 90. Adesso la domanda è: come mai sono passati i colpi di gioco e non abbiamo visto il 90? Semplicissimo, perché per quanto concerne la ruota di Roma è un ritardatario, non so di preciso, ma è oltre 40 colpi, forse sotto i 45. Non so di preciso, ma andate a controllare voi. Con questi sono i colpi. Ma occhio su Firenze. Questo è per chi vuole giocare Lampo. Ma poi c'è da giocare da terno. Allora, primo colpo è andato. Vedete? Secondo colpo è andato. Terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Quindi, perché è buona questa previsione? Come vedete, dopo 7 colpi esce 9 in posizione, con una sola posizione, perché ve l'ho spiegato come funziona, no? La posizione del 9 e del 90 è sempre lì dove si trova la condizione, cioè la condizione dove l'abbiamo trovata, in prima posizione, doppia posizione, vedete, il no è il 39, dove lo ritroveremo? Il 9, di nuovo in prima, ma preciso come in orologio, questo non lo dico io. Adesso bisogna ragionare, avendo una previsione che è arrivata a settimo colpo, giorno 7, metterla in gioco perché può essere un'ottima cosa, perché uno quei 7 colpi precedenti non li ha giocati, ok? Sortendo il 9 in posizione, la previsione deve essere completa, altrimenti non serve a niente. E qual è la previsione completa?
lista. A me piace vincere così, amici miei. Vincere, non partecipare, perché uno può anche partecipare. Ci sono persone che, insomma, giustamente giocano per un appuntamento con un'emozione, e ci sta, perché il lotto parte come tutti gli altri giochi per un appuntamento con un'emozione, ma non va a finire sempre così, che poi c'è chi si accanisce, chi vuole vincere per forza. Vincere per forza non vuol dire guadagnarci qualche cosa. Qualsiasi gioco è stato creato, io non penso, non so voi, ma io non penso che creato o è stato creato per arricchire qualcuno, bensì le vincite come l'anno scorso, quest'interno che io feci prendere secco su Palermo, me lo ricordate, 20, 58, 78. A me piace vincere così, giustamente, ma a chi è che non piace vincere così? Il problema qual è? Il problema è che le persone giocano tutte di più. Se io vinco così, si presume che ho giocato solo questa, al massimo avrò giocato un'altra previsione. Ma se vinco così, vuol dire che ho giocato. Si presume che io abbia giocato una sola previsione. A parte poi ci sono persone che hanno la possibilità di giocare tutto, e vabbè, quelli che hanno la possibilità e si divertono come giustamente più gli pare e piace. Ma attenzione, qua dobbiamo andare per il turn. Allora, qua il turn era 9,90 e 36. Ed è semplice, ve l'ho spiegato, ve lo rispiego, però poi non ve lo spiego più. Quali erano i tre numeri della condizione? 6, 36 e 66. Cosa determinavano questi tre numeri? Andiamo a rivederlo di nuovo. E cosa determineranno adesso la previsione che vi ho fatto vedere? Finanza Ru, non cambia nulla. Il numero intermedio, 66, 36 e 6. Qual è il numero intermedio? 6, 36 e 66. Il numero centrale, per chi non maschera, come lo vogliamo chiamare, è 36. Ok, una volta fatta l'operazione del numero più grande dei tre numeri di cui due hanno la distanza 30 e ci deve stare l'isotopia, come qua vedete, uno sotto l'altro, per capirci, 66 meno 36 fa 30, 66 meno 6 fa 60. Sommiamo questi due numeri. 60 più 30 è 90, il vertibile è 9. E prendiamo il numero intermedio, 36, 1, 2, 9, 90 e 36. Questo passaggio io non l'ho mai spiegato, vi dico anche perché non ne stiamo qua a parlare, già sappiamo poi, no? Ormai sono anni che mastichiamo sul canale di YouTube. Uno studia, gli altri fanno mettere in gioco, ma funziona così. Quindi, stando a questo ragionamento, come funziona qui? Qui abbiamo 9. 39 e 69. Firenze e Roma. Anzi, facciamo una cosa, così si vede pure meglio, perché sennò non distinguiamo bene. Ce li pennelliamo, facciamo 9, 39 e 69. 27 agosto, Firenze 9, Roma 39, 69. Condizione perfetta, si vede il triangolo. No? Voi qua, bella, bella, così è molto chiaro.
Ma vedete che è un triangolo, sì. Si vede anche ad occhio nudo. Qual è il numero intermedio? 19, 39, 69. Se io scrivo su un foglio, facciamo in modo più elementare. Se scrivo 9, 39, 69, qual è il numero intermedio? È o 39. Quindi, siccome la previsione completa, molti non ce l'hanno, giustamente, me la scrivo io. Così siamo a posto. Questo è il metodo, la triade, amici miei. Quando si vende un prodotto, a parere mio, deve dare anche dei risultati. E allora scriviamo. Viene fuori questo. Chiaro? Ma attenzione. Firenze. Pochi vuole proprio la nazione, ma per scrupolo più che altro. E andiamo a parlare un po' su questa situazione. Vediamo un po'. Io cerco di spiegare, cercando di farmi capire che nella persona c'è un buon metodo, tipo come lei la triade d'oro, o un buon metodo come la triade 2. Un altro super metodo come la triade inversa, per non parlare poi dello top super. Okay? Per farlo vincere, questo si vede ormai sotto gli occhi di tutti. Io ve l'ho insegnato, quindi capirò. Ma occhio è una cosa fondamentale. Non basta solo avere il metodo buono, ma bisogna sapere i colpi di gioco della previsione. Più o meno a che colpo può uscire. Questo perché? Perché si rischia di partire a giocare nella previsione che viene fuori dopo 7-8 colpi e una persona dopo il secondo o terzo colpo, come è giusto che sia, non la gioca più. Semmai quando esce non ricorda nemmeno i numeri che ha giocato, talmente del tempo che passa che la persona si dimentica pure dei numeri che aveva in gioco in precedenza. E questo succede. Succede a tante persone. Allora, io non mi sono basato sui miei metodi, soltanto dell'eventuale sortita delle condizioni, ma bensì il vero studio c'è stato per sapere più o meno a che colpo viene fuori. Voi direte, e come si fa? E in base alla posizione di dove si rintraccia la condizione, si sa approssimativamente quando può uscire. Questo è stato il mio vero studio, l'approfondimento. Credetemi, la superficialità non ripaga. Tutti possono trovare metodi e metodi. Chiunque di noi, chiunque di voi in questo momento mi state seguendo, vi mettete qua, mettete la televisione e vi mettete a perdere il tempo. Che può essere anche a perdere il tempo in modo positivo. Che comunque poi i numeri, i calcoli fanno stare meglio le persone. Ma occhio, se io ho queste due terzine, qui gioco ristretto, no? Tendo per lampo e terno, sì, ma quello che dopo devo fare assolutissimamente, se sono un giocatore di lotto, altrimenti di che stiamo parlando? Eccola qua. E la cinquina, amici miei. Oh, scusatemi, che ho combinato qua. Ho mancato il 90, pensate voi. Allora, il ragionamento qual è? Che le persone giocano tutto. Giustamente. Vanno sul web, girano, capita che qualcuno fa vincere, si inizia a seguire una persona.
Casomai poi quella persona ha un mese particolare che non gli esce nulla, voi perseguite quella previsione, poi perseguite la previsione di Leone e poi le previsioni di tutti quelli che giustamente studiano per cercare di farvi vincere. Ma il risultato quale sarà? Che anche ammesso che voi vinciate, forse, forse, recuperate, forse, quello che avete speso, quindi non c'è convenienza in tutto ciò. I miei studi sono stati approfonditi, la mia preoccupazione è stata sempre quello, ma quando escono? Perché giocando io e dando la possibilità agli altri, quello che succede con certezza è che come non si vedono i risultati, le persone abbandonano per stanchezza. Ma non solo, perché poi facendo sempre zapping, tra virgolette, su YouTube, vedi altre dirette dove qualcuno ha vinto e tu non hai vinto e ci resti male. Allora, per non restarci male, bisogna capire una cosa. Uno, il lotto è un gioco. Non me lo dimenticate mai. Avete visto i miei video, no? 1 minuto, 2 minuti e stop. Che la gente voglia i numeri da giocare. La gente di sentire me che parlo 20 minuti, o un'altra persona che parla 20 minuti, o mezz'ora, sinceramente, gli interessa quando meno è possibile, cioè non gliene frega proprio. Com'è giusto che sia, che una persona vuole andare su un canale, vedere la previsione e dire mo tento. Perciò i miei video sono di 1 minuto, 2 minuti, tranne questo, che è una trasmissione genuina e che quindi dura di più. Quindi torniamo a noi, torniamo da dove siamo partiti. Il 9 è uscito in prima posizione. Si può ripetere? Sì. Il 90 può venire fuori? Sì. Ma in che posizione? Prima posizione. E basta. Un numero. Due ruote. Una posizione, ma ricordiamoci che il 90 a Roma è un ritardatario. Quando un numero è ritardatario, è molto probabile che venga fuori il suo vertibile, ovvero 9. Se dovesse venire il 9 a Roma, molto probabile che verrà in prima posizione. Ok? Ma la ripetizione dei tre elementi di partenza, 9, 39, 69, sono qui, che molto spesso determinano il terno su ruota. Andiamo a rivedere l'altro esempio per la seconda ed ultima volta, se no poi diventa stancante pure per voi. Ed eccolo qua. Attimo solo. Andiamola a rivedere più da vicino. Va bene, coloriamo anche quest'altro numero qua. Possiamo vedere il triangolo perfetto. Eccolo qua. 6, 36, 66, lo vedete? Secondo estratto di Bari, 6, primo estratto 36, terzo estratto 66. Scriviamo di nuovo i tre numeri. 6, 36, 66. Qual è il numero intermedio? 36, il numero centrale, come lo volete chiamare voi? Per far sì che la triade funzioni, devono avere due distanze 30. Quindi, qui il primo estratto di Bari è 36, il secondo è 6. Quindi abbiamo 6, 36, la prima distanza 30. Posizione isotopo. Napoli 66, ma Napoli è la diametrale di Bari. È la diametrale. 36
36, 66, seconda distanza 30, prima distanza 30, seconda distanza 30, triangolo perfetto, lo vedi? Il numero intermedio è 36. E si va a fare l'operazione di scuola elementare. Ma realmente di scuola elementare, si prende sempre il numero più grande, 66, e si sottrae a quei due, 66 meno 6, 60. Scriviamolo proprio sulla carta, 66 meno 6, 60. Poi 66 meno 36, meno 36 è 6, andiamo a... perdono, è 30. Scriviamolo sulla carta, no? 66 meno 6, 60. 66 meno 36, 30. A questo punto la grande operazione da fare. La somma dei due risultati. 30, 60, li sommiamo. 30 più 60. Eccolo qua. 30 più 60 uguale 90. Qual è il vertibile del 90? Quando abbiamo due numeri zerati, togliamo lo zero. Se uno proprio non lo sa, fate in modo più semplice. Togliete lo zero e resta 9. Quindi lampo viene fuori. Lampo da giocare 9,90. Ma a questo punto dobbiamo prendere il numero intermedio. Abbiamo detto che il numero intermedio di 6, 36, 66 è 36. Ecco la giocata. 9,90 e 36. Vi voglio dire di più. Questo mio superterno, quindi un opuscolo che io vendo da 20 anni, si è visto in giro questo terno dato sul web. Ma non perdiamo il tempo. Questo proviene da qua. Perché questo c'ha 20 anni. La superstizione no, non già 20 giorni, ok? Vabbè, detto ciò, la previsione ve l'ho preparata, ve l'ho data, ve la faccio rivedere. Ovviamente io giocherò anche la sestina, ma sul fatto di quando si vince, purtroppo il lotto non è quando si vince, il lotto è quando si mette in gioco, quando si punta, il lotto è così. Il gioco del lotto non è come il Superenalotto. Hai una botta di fortuna, 1 euro, 2 euro e cambi vita, no. Con lotto ti puoi semplicemente divertire. Quando si azzarda qualche puntata è più forte, se si ha fortuna si vince di più. Ma altrimenti, ricordate, le vincite quelle sono, basta consultare le tabelle nelle ricevitorie dietro le schedine. Va bene? Penso di essere stato chiaro, mi sono dilungato, cosa che non... Buona fortuna per domani sera. Ciao.